la comunicazione planetaria verso la quale irreversibilmente stiamo andando a velocità vertiginosa, con le sue immense opportunità di far entrare in relazione sinergicamente gli uomini, cancellando la distanza di tempo e spazio, è in sé un messaggio profetico di unità, e la sua realizzazione dipende da quanto sapremo utilizzare la tecnologia in armonia con l'umanità. Internet ha moltiplicato i canali di comunicazione. Il rischio, con tante informazioni in circolazione, è quello di perdersi in questo mare magnum. Torniamo all'etimologia latina. Rendere comune. Qual è il metodo migliore per rendere comune un pensiero senza perdersi nell'immensità del web? Andare incontro alle persone con cui si vuole comunicare. Tornare nelle piazze e nelle strade, luoghi comuni per eccellenza. Due artisti di diversa provenienza e con percorsi artistici differenti hanno scelto la strada come palcoscenico per le loro opere. Sì, e in un certo senso, come sono arrivato in strada? In un certo senso ci sono sempre stato, ma non come artista, come individuo. La strada mi è sempre piaciuta molto. È un luogo vero, un luogo dove quel che succede, succede, dove non ci si può nascondere, dove c'è la realtà. Sono arrivato alla strada a lavorare in ambienti pubblici per trovare nuovi modi con cui proporre la poesia, cercando di svecchiarne i canali comunicativi. Questo mi ha portato vicino ad influenze come la street art, anche grazie ai primi anni che ho passato a Torino, dove c'erano eventi come Street Attitudes che hanno cresciuto la mia visione. Da questo il desiderio di cercare degli escamotage per far arrivare con maniera nuova la poesia alle persone mi ha portato a utilizzare installazioni, interventi con gli stencil, interventi pubblici come i rotolini di poesia. Clet Abraham e OPM, seguendo strade diverse, si sono concentrati sulla segnaletica stradale, icona contemporanea già presa di mira da Roberto Benigni nel 1983 nel suo Tutto Benigni. Tela perfetta per comunicare i loro messaggi. Già da come impostato il mondo ti obbligano a obbedire, a fare le cose. Te mi metti e dici sono spietata. Cioè, l'uomo non si può fermare, va in una direzione sola, fa passare prima con gli altri. Con il rosso mi tocca fermarmi per forza. Oh, oh imbecille! Io voglio campare tranquillo, scemo! La segnaletica è un simbolo. Il simbolo di una società che tenta di organizzarsi, di leggi, da una parte molto invasivo, una presenza fuori luogo spesso. I cartelli sono un segnale condiviso da tutti riconoscibile, modificarlo va a modificare una comunicazione pubblica e ufficiale. Mi si lascia fare, diciamo la verità. Mi si lascia fare, ogni tanto vedo che degli adesivi sono tolti, quindi mi si lascia fare ma mi si controlla senza impedirmi. Io veramente vorrei arrivare a qualcosa di più, vorrei arrivare a un confronto diretto, un confronto vero, una discussione, un dialogo. Cioè, il mio lavoro è una ricerca di dialogo, che per ora non c'è.